Radio Radicale, siamo con Silvia Simoncini della CGIL per parlare di questa iniziativa che si svolge davanti a Montecitorio, credo dei lavoratori dell'ANPAL, l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro. Allora, noi siamo in un momento diciamo, molto particolare per i precari nella pubblica amministrazione, perché insomma, siamo all'avvio del reddito di cittadinanza e ci sono molte polemiche su come viene avviato questo reddito di cittadinanza e sulle politiche di reclutamento che vengono fatte. Allora, oggi perché voi siete qui? Noi siamo qui perché i lavoratori di ANPAL Servizi sono ormai da 15 anni in una condizione di precarietà assoluta, hanno contratti di collaborazione o a tempo indeterminato, in alcuni casi anche con anzianità di 15-20 anni. La nostra richiesta è proprio in occasione della conversione di questo decreto che si preveda finalmente l'avvio di un percorso di stabilizzazione di questi lavoratori. Sono lavoratori complessivamente molto qualificati e sono lavoratori che si sono occupati di garantire le politiche attive in questo paese negli ultimi anni. Secondo noi questa era l'occasione per dare una risposta finalmente anche a loro e quindi procedere con l'avvio delle loro stabilizzazioni. Questa previsione al momento è totalmente assente dal testo del decreto. Il motivo per cui noi siamo qui oggi è per chiedere appunto che venga introdotta questa previsione con uno stanziamento di fondi congruo e utile per stabilizzare i 630 lavoratori. Allora, sarebbe un serbatoio importante diciamo, per il reddito di cittadinanza, per la figura dei navigator. Queste sono figure specializzate che potrebbero essere utili? Beh, possono essere sicuramente utili perché sono altamente specializzate, assolutamente nelle condizioni di poter formare e avviare quelli che saranno i futuri navigator. La cosa che non ci dobbiamo dimenticare poi è che il reddito di cittadinanza è un pezzo di intervento sulle politiche attive, ma le politiche attive in questo paese sono molto altro e toccano una fascia della popolazione che ad esempio il reddito di cittadinanza non coinvolge appieno, quindi non solo sono utili per il reddito ma in realtà sono indispensabili per continuare ad elargire le politiche attive in questo paese. Allora, perché questo non è stato fatto? Secondo lei è il frutto della mancata volontà di intermediazione con le associazioni sindacali da parte di questo governo, oppure c'è stata una superficialità di fondo che non è legata a una strategia politica particolare? Ma guardi, in questo caso non credo c'entri molto la voglia di non confrontarsi con le organizzazioni sindacali. Secondo me è una lettura non completa di tutto quello che è il panorama delle politiche attive, che ha fatto sfuggire, diciamo così, a questo governo l'importanza della stabilizzazione di questo personale. Sostanzialmente noi siamo qui per ricordarlo, non è la prima ma è una delle tante iniziative che ad oggi sono già state messe in campo. Sicuramente noi non ci fermiamo rispetto a questa richiesta, non ci fermiamo neanche se questo decreto dovesse essere approvato in assenza di una previsione specifica. Il nostro obiettivo è quello di giungere entro il 2020, fine della programmazione europea, con la stabilizzazione di questo personale. Siete mai stati ascoltati durante il percorso del decretone al Senato e siete stati mai interpellati in questi giorni di esame del decretone qui a Montecitorio? Guardi, sì, nel senso CGIL, CISL e UIL, le tre confederazioni hanno fatto ovviamente l'audizione. Nei temi portati durante l'audizione hanno anche rappresentato la questione e l'avvertenza che riguarda questi lavoratori. Come organizzazione che si occupa direttamente di questi soggetti, no, oggi pomeriggio dovremmo avere un incontro con il Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. Bene, io la ringrazio molto, ringrazio la dottoressa Simoncini della CGIL col quale abbiamo parlato della situazione dei lavoratori dell'ANPAL in vista dell'arrivo del decretone in aula a Montecitorio. Grazie.